Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema, sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Fratelli e sorelle, l'esperienza dell'abbandono deliberato è sempre un crimine. Voltarsi dall'altra parte è l'inizio di un tradimento. Gesù sperimenta il lento e graduale abbandono già con il tradimento di Giuda. Ma poi nel Getsemani chiede la compagnia nella preghiera: vegliate e pregate. Ma li trovò che dormivano. E che dire dell'indicibile tradimento di Pietro? E poi il bizzarro scambio con un prigioniero famoso, rivoltoso, omicida, Barabba. L'abbandono e lo strazio. Tradimento e abbandono, i più atroci dei dolori. La solitudine induce persino a dubitare del valore di ogni gesto. È il naufragio nel mare dell'inutilità. Nessuno ascolta, nessuno risponde. Tutto diventa più tragico. Quando nell'apice dell'ultimo respiro Gesù ha la forza di un sussulto di preghiera: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non è rivolta, è certezza che anche per lui la preghiera, con le parole dell'antico Salmo, è celebrazione della vittoria di Israele sull'inesorabile sconfitta. Dio ha già decretato la glorificazione. Il perché di Gesù in croce ha un eco che risuona sulla terra e nei secoli, ridonda sonoro nella sofferenza, nella prova, nella malattia, nella morte. Si ripropone nelle ingiustizie della storia e di fronte all'arroganza dei prepotenti. Perché gli abbandonati della società, spesso ridotti a scarto, ripropongono con nudo realismo l'interrogativo sulle strutture di peccato, sul male che dilaga nel cuore degli uomini e nel mondo. Perché è necessario liberarci dall'assillo di una ricerca di umane risposte a interrogativi di sovrumana inquietudine. Non alimentiamo una preghiera malata, desiderosa di segni e di certezze, con la presunzione di cambiare Dio e di manometterne persino la volontà. Che presunzione! La preghiera invece è una resa al bisogno di cambiamento del nostro cuore e alla certezza che Dio non abbandona nel dolore. Mi piace ricordare un verso sofferente di una poetessa:
il dolore, mancanza netta di orizzonti, il dolore è senza domani, ma nel dolore di Cristo è già scritta la gioia della resurrezione. Con la certezza che la Vergine Maria lenisce la nostra solitudine, di cuore vi benedico.